Passiamo al prossimo intervento di Mirko D'Angelo di Cifo, 10 minuti a disposizione, impiego di biostimolanti Cifo su cereali a paglia. Prego. Buongiorno a tutti. Cifo, allora, un discorso importante. Con Holchim, Cifo e ILSA e altre due società, il gruppo, perché è un gruppo, siamo stati venduti e acquisiti da J.M. Huber, ditta americana particolare, in cui ha un'innovazione anche sul settore dell'agricoltura. Quindi effettivamente siamo stati acquisiti per un discorso di know-how sui biostimolanti, perché come diceva il collega Gian, ci sono diverse matrici biostimolanti. Effettivamente non le trattiamo tutte. Quindi questa è la particolarità del gruppo. Quindi volevo spendere anche due parole sul discorso gruppo. Cifo la conoscete più o meno tutto, più o meno vedo tante facce che mi conoscono. Quello che volevo fare è una presentazione leggermente diversa, cioè biostimolanti possono essere utili se saputi impiegare. Perché questa è una correlazione importante su fare un trattamento e avere un risultato, e fare un trattamento e effettivamente non avere dei risultati. Quindi questa è la prima particolarità dei biostimolanti, perché aiutano, ma serve sapere anche come utilizzarli per aiutarsi. Partiamo un attimino dal discorso della prova che abbiamo fatto con Sata, che ringrazio, sul discorso dell'azienda Fratelli Costanzo. Qui c'è stato un primo approccio con il SATA nel farci avere analisi del terreno, perché effettivamente bisogna andare anche a capire quali sono i fattori limitanti che ti impediscono di poter avere determinati risultati. E quindi effettivamente si è riuscito a fare un protocollo inerente a quelle che potevano essere le caratteristiche dei minus che potevamo incontrare. Ed effettivamente questo era il protocollo che non vi sto a ricordare. Climatico, abbiamo fatto degli interventi sia per quanto riguarda il discorso sulla fase di accestimento che sulla. Effettivamente abbiamo differenziato diversi prodotti per far cosa? Effettivamente siamo andati a ricalcare quello che erano le condizioni di deficit che potevamo incontrare con una stagione che comunque si entrava e mano a mano perdurava la sua discorsicità abbastanza importante giorno per giorno. Quindi effettivamente siamo andati ad avere un ritorno, più che altro quello che ci interessa, avere sull'aziendale, su un buon trattamento, come tratta l'azienda Fratelli Costanzo, 75 quintali per ettaro dagli 84, con una resa di produzione proteica per ettaro completamente diversa. Qual è stato il fattore successo? Noi già da anni, e qua vi riporto un'altra prova che stiamo conducendo anche con Orta, che abbiamo condotto e stiamo ancora continuando a condurre con Orta, sul discorso della quantità di step di azotati, perché i biostimolanti aiutano, ma aiutano in un caso specifico, in cui io non sono al massimo input energetico, ma quando ho condizioni deficitarie. L'anno scorso, anno particolarmente particolare per prezzi, scusate il gioco di parole, quindi ci si è dovuto accontentare anche di gestire le concimazioni in maniera completamente diversa. E questo ha fatto sì di avere che cosa? Di avere un ritorno che non era soddisfacente in alcuni casi, e invece in altri casi è un ritorno molto soddisfacente. Bene, questa differenza è sostanziale e la possiamo vedere in questa prova. Abbiamo fatto con la varietà Monte Carlo, siamo qua, eravamo a Ravenna, dove c'erano condizioni di lo standard, dove non c'è niente di fondo, c'è concimazione 0, 60, 120, 280 e 240 unità fertilizzante azotato. La stessa cosa soltanto con un prodotto alla semina, col Climber 53 NP, e poi uno standard con i fogliari. Questo è il protocollo. Andiamo avanti, andamenti medio. Qua per fortuna delle piogge si sono viste, non erano così eccessive, però intanto si sono viste. Partiamo da una condizione in cui comunque sia a zero, venivamo su successione di pisello proteico, siamo un terreno molto ma molto. Quindi stiamo a vedere che effettivamente andiamo a elencare che per avere soluzioni accettabili di 96 quintali per ettaro in questa zona si passava da 180 a 240 unità fertilizzanti di azoto. Soltanto con un prodotto al piede ottenevamo il massimo spread, okay, quindi giusto investimento per giusto ritorno, già con 120 unità al piede. Allo stesso caso, solo con i fogliari eravamo a 120 unità, 960 ci posizionavamo come 180 unità fertilizzanti del testimone. Ci sono quanti? 60 unità fertilizzanti in meno di azoto.
su un terreno già ricco e carico. Bene, è importante questa slide, giusto per farvi capire che cosa significa il biostimolante. Se io ho una soluzione nutritiva povera e applico il mio biostimolante, avrò un ritorno elevato, perché quel poco la pianta lo riesce a gestire bene. All'aumentare della soluzione nutritiva che io do, okay, il biostimolante dà sempre una mano fino ad arrivare a un certo punto in cui non la dà più. E questo quello che non dà più è quando mi trovo in una situazione satura. Quindi se il mio input energetico è al massimo, questa situazione col biostimolante non c'è. Ok, quindi, e siccome i fattori limitanti nei suoi alessandrini e di tutta la zona del pianoro padano sono molteplici, ok, usare il biostimolante in associazione con raziocinio e quindi effettivamente andare a fare un investito sull'azienda è importante per avere veramente un risultato. La cosa che mi preme di più è che anche in annate difficili l'utilizzo di determinati prodotti in una strategia seria permette di avere un ritorno economico. Ok? Questi sono i prodotti che abbiamo utilizzato nella prova. Perché questo? Perché si è visto che anche sempre con Orta, anche con l'applicazione di un prodotto a base di fosforo fogliare, era possibile implementare la resa e il discorso dell'accestimento in maniera molto importante. Andiamo sul discorso dei diserbi, quindi per mitigare quello che è l'effetto di ritorno di freddo e quant'altro. Noi abbiamo sempre posizionato il nostro Sinergoplus che deriva da idrolisi enzimatica di epitelio animale, formando non aminoacidi singoli ma peptidi. Per diversi casi i peptidi hanno un'azione biostimolante nettamente superiore agli aminoacidi singoli, ma non sto qui a dirvi cosa e perché. Comunque sia, il discorso effettivamente che in questo caso non si ferma all'avanzata del grano, anzi continua anche se c'è un ritorno di freddo importante. Al pari, il Sinergon Plus ha un'altra caratteristica, che se applicato nella foglia bandiera riesce a ridistribuire l'azoto dalla paglia alla granella. Quindi ho una rinossificazione azotata importante, questo per un discorso di resa proteica e amido, perché aumenta tanto lo stegrin, quindi fa produrre tanto amido alla pianta che effettivamente lo impiega e lo rimette all'interno della stessa. Quindi ci possono essere diverse soluzioni, queste soluzioni devono essere gestite e abbinate in base a quelle che sono le vostre esigenze. Non bisogna utilizzarle. Ok? Grazie a tutti per l'attenzione.